Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Siamo nella seconda domenica di Quaresima, fratelli e sorelle. Buongiorno a tutti. Cominciamo questa celebrazione saltando l'atto penitenziale perché facciamo l'imposizione delle ceneri, un atto rituale che non l'abbiamo fatto mercoledì delle ceneri, ma non è un problema, è sempre di Quaresima, è sempre un momento che ci ricorda il cammino che dobbiamo fare di penitenza. Dopo la predica faremo questo rito. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri e per mezzo del Vangelo hai fatto risplendere la vita, aprici all'ascolto del tuo Figlio perché accogliendo in noi il mistero della croce possiamo essere con lui trasfigurati nella luce per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltatelo. Gloria a te, oh Cristo, re
suo volto brillò come il sole, le sue vesti vennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa ricoprì la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Per una buona visione del messaggio della liturgia della parola di oggi, perché sorelle, dovete tenere presente qualche aspetto di fondamentale importanza. La prima cosa, vi ricordate, la domenica scorsa sicuramente ha parlato Michele, il Vangelo parlava delle tentazioni di Gesù. Dovete sapere che in tutti e tre i cicli liturgici, cioè tutti gli anni, la prima domenica di Quaresima, il Vangelo, qualsiasi evangelista sia dei tre, Matteo, Marco, Luca, perché sono i tre cicli liturgici, questi tre evangelisti, sempre la prima domenica di Quaresima il Vangelo parla delle tentazioni di Gesù. Altrettanto succede nella seconda domenica, sempre la seconda domenica di Quaresima, il Vangelo ci presenta la trasfigurazione, il che vuol dire che sono due momenti fondamentali. Il primo ci fa vedere all'inizio del cammino quaresimale qual è il nemico, quali sono gli ostacoli da affrontare e con quali armi la parola di Dio, l'aiuto dell'Eucaristia, sono le uniche armi che ci aiutano a sconfiggere questo nemico. Gesù si fa vedere non perché aveva detto, ma per farci vedere proprio questo. Questo avvenimento invece, quello che ci viene messo davanti, è la meta verso la quale andiamo, verso la quale siamo in cammino, cioè abbiamo l'immagine della luce, Dio Padre, che si fa presente attraverso la voce, si fanno presenti i due pilastri dell'Antico Testamento, Mosè, che è la legge, e Elia, che è il profeta. Per eccellenza, e questi due pilastri vedono il loro compimento nel Nuovo Testamento di Gesù Cristo. Dunque sono questi gli elementi che ci vengono messi davanti per sapere molto bene qual è la nostra meta e per sapere anche un'altra cosa. Faccio una parentesi per dire che il Vangelo che abbiamo ascoltato, cioè quello della trasfigurazione, segue l'annuncio del Signore della sua imminente crocifissione e risurrezione. Vedete che anche nel Vangelo di oggi Gesù dice ai discepoli: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Il che vuol dire, per arrivare alla gloria del regno eterno dei cieli, bisogna passare, bisogna attraversare, bisogna superare gli ostacoli della croce, gli ostacoli
ostacoli di questa vita che tutti noi incontriamo, tutti noi portiamo sulle nostre spalle. Dunque, giorno per giorno, portando la nostra croce, noi dobbiamo ricordarci questo episodio che ci dice: verso quale meta andiamo portando la croce, la vita eterna alla luce di Dio. E adesso continuiamo con il breve rito delle ceneri. Sovrabbondanza di luce e di forza per corrispondere al tuo disegno su di noi,
Per Cristo nostro Signore.
stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guido e i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati in modo particolare di Francesco Ghia e di Elena Sturla, suffragati in questa celebrazione. La tua misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Antonino Martire, San Marziano, San Luigi Orione, San Luigi Versilia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, che Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che perdoniamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento dell'attesa, che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace con la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi, e scambiatevi il dono della pace. Amen.
invitati alla cena dell'agnello. Signore, non so se è partecipato come ma ci soltanto con la nostra vita andiamo in pace. Grazie a Dio.